deputato risponderà alle domande varie che gli saranno rivolte. Quindi passiamo alle domande. Sì. Il numero, 11, non c'è la linea? 11, l'avvocato Morvino. Che, vostra signoria, su queste due dichiarazioni di Sinagra voglia contestargli la divergenza da quella che è la risultanza processuale già acquisita, sia sulle modalità degli interrogatori resi ai magistrati, sia in ordine a questo specifico fatto con la natura oggettiva della contestazione che è di carattere sì, cioè in fatto che praticamente lui era già stato arrestato quando è stato commesso il fatto, se non ho capito male, che lui era già arrestato. Sì, certo. Che è stato già arrestato. Sì. Dunque, dice l'avvocato Mormino, c'era prima come lei avrà già sentito, ma lui quando è stato arrestato, vogliamo l'11 agosto? Sì, sì. L'11 agosto, è la data vogliamo dell'omicidio di fatta. L'11 agosto, sì. No, l'attentato è venuto. Sì. Sì. Dunque, questa imputazione del danneggiamento al Dominici, sì, è stata rubricata, capo 303, sì, danneggiamento strutture murarie, officina, rettifica, motori, Dominici, Andrea. Risulterebbe avvenuta il 24 agosto 1982, cioè in epoca successiva al suo arresto. Ora lui, lei che cosa ha detto? Che doveva partire? Nella zona, io ho detto nella zona dove era le picciuole, la parte della zona da là, mica ho detto i Dominici, cioè nemmeno lo faccio dire questa via, cioè nemmeno lo faccio dire chi è il proprietario, va bene? Ci ho detto in quella zona di là, e poi non lo danno, dove vado sconto, questo. In sede di ispezione lei ha indicato, perché questo potremmo vedere. Risulta in sede di ispezione, in effetti vi è una discordanza tra quanto ha dichiarato e quanto risulta dal capo imputazione, perché in effetti dalla stessa sua dichiarazione risulterebbe che il Vincenzo Sinagra detto Tempesta e lo stesso imputato non erano arrestati, laddove dalla data dell'imputazione relativamente a questo danneggiamento dell'attentato sorsione loro sono sicuramente arrestati, perché vennero arrestati l'11 agosto, laddove la data dell'imputazione. Dico, per cui io credo che per completezza di indagine bisognerebbe, non so se è citato in lista testi tra le persone offese, in ogni caso richiedo che con i poteri della Corte venga citato questo Dominici Andrea, onde verificare se vi è stato qualche danneggiamento o qualche estorsione antecedente al fatto stesso. Presidente. Confusione, così chiariamo e tagliamo la testa al toro. In ogni caso, rispetto all'imputazione attuale, sicuramente vi è uno sbaglio e una discrasia tra quanto dichiarato dal coso, per cui anch'io chiedo che venga contestato e venga precisato meglio questa situazione. Perciò ha sentito tutto quello che abbiamo detto. Sì, sì. In sostanza, la danneggiamento è avvenuto in data successiva al suo arresto. Ti ho sentito. Ce l'ho spiegato già, no? Sì. Cioè lei dice, io ho detto ci ho messo una bomba, ma non so precisare la data. Cioè io non ce l'ho messo. Ce l'ha, io non ce l'ho messo. No, ma l'ha messo suo cugino che era pure arrestato con lei, Sinagra. No, io c'entro, quella è una carata con me. Ma l'ha detto lei. Cioè io ho detto. Il Tempesta, Pietro Zappone, eccetera, mise la bomba. Sì. Sì, sì, ma non è che ho detto là, è che ho detto Dominici, sì. non so nemmeno la via, come ci ho spiegato prima, ho detto mentre che eravamo tutti fuori, e questo Sappone, Sinagra Vincenzo e Rodolfo Salvatore hanno messo due bombe, una opera di picciotte e una alla strada nuova, c'è la strada nuova. La strada nuova. La combinazione viene picciotte. Ora, in sede di ispezione lui l'ha indicato, perché io confesso che a questo punto non ho... Ricordo, ha indicato il luogo specifico. No. C'è andato dal pubblico ministero. Esatto, nel verbale di ispezione giudiziaria del compiuto dal giudice istruttore dottor Borsellino, relativamente a questa estorsione che poi viene rubricata al capo 303 dell'imputazione. 303, sì. Esattamente. È scritto esattamente così. Nel viale dei Picciotti, all'altezza del civico 30. Indica il soggetto e l'imputato Sinagra Vincenzo, uno scivolo su cui è posta l'insegna rettifiche motori, e dichiara che ivi il Rotolo, il Tempesta e Paolo Alfano
misero un ordigno esplosivo. Esso Sinagra era stato dapprima incaricato di tale operazione, ma per un disguido non partecipò. Quindi è l'episodio specifico cui si riferiva. Quindi lei ha indicato il posto. Sì, sì, questo sì. Quindi, però, è stato rubricato in data successiva al suo arresto. Quindi, questo veramente... Esatto. Ma l'altro no, però, l'altro non lo so se è indicato. No, l'altro è nel 30 luglio 1982, come tempi relativamente all'arresto ci sarebbero. Certo, io ci ho detto quindi, ecco perché chiedevo un accertamento circa eventuali fatti delittuosi avvenuti. Ho capito la richiesta. La contestazione, evidentemente. Un altro, nell'altra zona ci ho detto, nell'altra zona dell'altra parte. In un'altra zona. Cioè, nell'altra parte, sempre per la zona vera dei picciotti. Comunque, per dato che lei si trovava arrestato, l'11 agosto era stato arrestato, il fatto non poteva che essere, per la contraddizione che non consente, prima che lei fosse arrestato. Oppure è stato dopo. Scusi, io perché lei mi le ho fatto 3 volte questa domanda e lei mi dice ma non glielo so dire. Ma scusi, qua si tratta di avere un minimo di raziocinio. Ha ragione quello che... Peraltro ricordo alla corte che lui non è mai stato libero da quando è stato arrestato, quindi o il e fatto si è verificato è prima o altro, non c'è alternativa. Quindi o il fatto è avvenuto precedentemente o hanno sbagliato. Sì. Sì, indubbiamente sì. Il 24 agosto c'è stato questo. Il pubblico ministero ora chiede un'indagine per sapere, per conoscere se c'è stato in precedenza un altro episodio del genere. Comunque abbiamo contestato, abbiamo avuto le risposte, quindi mi pare che adesso e naturalmente si trarranno le conclusioni. Che lui conferma quello che ha detto. No, avvocato, l'imputato dice che questo danneggiamento e questo tentativo di questo danneggiamento questa è avvenuto. Ora, siccome lui fa riferimento a fatti antecedenti il suo periodo di detenzione, vi è una discrasia tra le sue dichiarazioni e l'imputazione. Perché un... discrasia, distonia... chiamiamo così. 11 agosto è stato arrestato, il 24 agosto... Stop. A questo punto bisogna verificare se è un'attribuzione errata. Prego. E questa indicazione è certa. Noi intanto gli chiediamo la risposta a questa situazione di incompatibilità, poi gli accertamenti li facciamo, perché intanto in sede di ispezione lui ha portato il magistrato nel posto, esatto, proprio indicando il civico, lo scivolo, la persona nella quale l'attentato è avvenuto quella data, perché abbiamo un rapporto di polizia. E a questo punto qual è la risposta che ci dà il signor Sinagra? Noi questo desideriamo. L'avvocato ha detto che è avvenuto. Insiste che è avvenuto. Sì, insiste che è avvenuto. Oh. Sì, ha confermato quello che ha detto prima. Sì, numero 8. Signor Presidente, io credo che il pubblico ministero, allorché ha formulato la richiesta di audizione di un test per accertare l'epoca... No, se ne ha avute altre, questo... se ne ha avute altre, non tenga presente un fatto preciso, prego. E cioè a dire, la contestazione non è che è nata autonomamente rispetto alla dichiarazione di Sinagra. È nata in seguito alle dichiarazioni di Sinagra, quindi non può che essere riferita a quell'episodio narrato da Sinagra. No, siamo attenti, noi stiamo facendo un discorso di attendibilità, io sulla base dell'attendibilità del test, io non è che sto facendo una questione circa l'imputazione, perché da questa imputazione non si discute, vi è una distonia rispetto al periodo di detenzione, quindi comunque rispetto alla dichiarazione. Ho fatto una richiesta circa l'attendibilità del test relativamente a questo fatto, a questo episodio. Sì. Cioè relativamente a un eventuale danneggiamento e estorsione. Ma poi guardi, la persona offesa deve essere stata citata sicuramente, non lo so se in lista a prescindere dalla richiesta del pubblico ministero, penso che sarà stata citata. Sì, a prescindere dalla richiesta attuale del pubblico ministero, dalla richiesta odierna del pubblico ministero. Sì, dovrebbe essere in lista testi, siccome non partecipare vuole interloquire. Evidentemente. Sì. Sì, a chi? All'imputato? Sì, dunque possiamo procedere alle domande? Sì. Generale, a me pare. Il microfono, non è che non funziona, se lei non mi chiede. Ritorno a dirlo, sì. Sono l'avvocato Morbino. Sì. Vi propongo quella indagine e soprattutto invito alla contestazione. Egli ha detto poco fa che questi episodi andava raccontandoli su richiesta
diretta del magistrato, e quando il magistrato gli raccontava episodi che egli non conosceva, lui allora indicava gli altri episodi. Mi pare che questo sia il discorso che ha fatto. Ora, io riprendo e invito il Presidente a ricontrollare i verbali. Il metodo di interrogatorio e di narrazione di Sinagra appare assolutamente diverso, cioè dire le sue indicazioni appaiono di carattere spontaneo. D'altra parte mi pare assai verosimile, non credo che il pubblico ministero sia andato a chiedere di tutti i fatti delittuosi avvenuti in quell'epoca a Palermo per vedere se Sinagra sapeva qualcosa. Non chiamiamo ovviamente la testimonianza del magistrato, ci mancherebbe altro. Però a me pare che questa indagine debba essere compiuta attraverso, anche questa è una contestazione, signor Presidente, perché altrimenti non capiamo più nulla. D'accordo. E sostanzialmente lei ha fatto poco fa delle dichiarazioni che io non voglio riassumere, perché altrimenti se le riassumessi le ripeterei quello che lei... Invece lei spontaneamente ci chiarisca quello che ha inteso dire poco fa, quando si parlava dell'interrogatorio che le era stato fatto e delle risposte che lei aveva dato. Cerchi di parlare adagio e ci dica, lei ha visto come l'ha interrogato la Corte. La Corte le ha fatto, credo, una domanda iniziale o due domande, e poi lei ha raccontato tutti questi fatti, senza che nessuno la interrompesse. Cioè, quando veniva il magistrato interrogando, no? Che io lo andavo a chiamare io, perché io ho collaborato spontaneamente, nessuno mi ha convinto, cioè, ce l'ho spiegato, no? Che faceva? Io chiamavo magistrato, dovevo parlare, e allora io ci dicevo, vedete, noi a Costa dei Mille abbiamo messo una bomba così così, io l'ambise e via, no? Io non me l'ho fatto, ce l'ho confermato. Che succede infatti? Ma magistrato, siccome a Palermo ci sono stati troppo reali, cioè bombe hanno messo e via. Ma Senaga, per caso, cioè un magistrato lo mandava, la lega mi diceva, oh Senaga, metto pure a questa. Mi diceva, ma peccato sapendo se l'ANA, quella per esempio, sono state loro. Se sta tenendo, per esempio, in quelle zone hanno messo le bombe, alzano le pavimenti. Ah, le chiedeva genericamente. Ma ha fatto tante cose, tante chiaramente. Io dicevo, no, le qua non so niente, le qua non so niente. Cioè, e ci ho spiegato questo. Poi, il fatto sempre di là, come dicono, dice che io ero in galera, no? Ma a me, mio cugino me l'ha detto. Mio cugino ha detto, c'è là, c'è da mettere la bomba. E lui, Rotto Sabatore, e poi sta bomba. Poi, se c'è messo, non c'è messo, quello mi ha detto, tutto a posto, prima di averlo. Tutto a posto significa che c'è messo. Poi, non lo so se... Se n'ha rissato, n'ha rissato. Mi pare che questa volta sia stato chiaro nel metodo dell'interrogatorio, mi pare. No, ma se lei fa caso a quello che io non voglio ripetere, perché già l'ha detto, ed è stato registrato, e se lo legge attentamente, vedrà che avrà tutte le risposte alle sue giuste domande, e poi in ogni caso sarà motivo di discussione, se... Possiamo procedere ora per ordine, cominciamo dalle parti civili, poi passiamo al... Forse c'è Giulia Natale che vuole fare qualche domanda, no? Sì, vuole fare qualche domanda. Allora, Giulia. Proprio per contribuire a chiarire determinate circostanze. Di Argano Filippo e Argano Gaspar. Sì. Dovremmo parlare, perché quelle cose che, quelle precisazioni che ha fatto in sede dibattimentale, mi sembra che le aveva già fatte in sede istruttoria. Ora, non vorrei che incorrere in un errore, ma vorrei un minuto, andiamo a controllare se c'è qualche differenza, proprio per chiarire questi eventuali equivoci che possono creare. Siccome si tratta di imputazione di omicidio, dico, mi pare giusto andare coi piedi di piombo e non col piombo ai piedi, come dicevo. Allora, prima pagina 200, cioè una pagina non è importante. No, ma è l'interrogatorio del 24 maggio 84, è questo. Sì, io vado già verso la parte finale, perché già dopo scontate tutte, c'è già un confronto che si risolve, un confronto con Argano Filippo che dopo scontato e si risolve con l'accusa nei confronti di Argano Filippo di avere partecipato all'uscita Buscemi e Rizzuto. Questo lo diamo già per scontato.
Successivamente in istruttoria proseguono gli accertamenti per chiarire questa situazione, finché si arriva ad un interrogatorio del 24 maggio 84, giudice istruttore Borsellino. Sì, 24 maggio 1984. A questo punto vengono mostre, si dà lettura quindi di questa parte dell'interrogatorio. Foglio 201 retro del volume 80. A questo punto vengono mostrate al teste, senza rivelargli chi raffigurano, due recenti fotografie degli imputati Argano Gaspare e Argano Filippo, fornite dalla squadra mobile di Palermo, che, siglate dall'ufficio, vengono allegate al presente interrogatorio. Osservate, il Sinagra dichiara: la fotografia di cui al numero 1 raffigura Argano Gaspare e quella di cui al numero 2 Argano Filippo, cioè la persona con cui fui posto a confronto scambiandola per il fratello. Quindi già in questo interrogatorio si dà atto che c'era stato un errore tra Argano Filippo e Argano Gaspare. Sono ben certo che Argano Gaspare partecipò agli omicidi di Buscemi e Rizzuto ed a quello di Rugnetta. Esatto. Così come sono certo che Argano Filippo partecipò invece all'omicidio di Pedone e Manzella. Nei precedenti miei interrogatori si è creato confusione in quanto, come ho detto, io avevo fatto confusione fra i due. Tuttavia ora sono ben certo di quello che dico, tanto più che non posso più far confusione avendo finalmente potuto osservare contestualmente due recenti fotografie di entrambi gli Argano. Esatto questo. Questa non è la stessa cosa che lei è venuto a dire qua? Sì, sì. Sì. Allora ha ribaltato. Sì, poi ce lo spiego di nuovo, tutto di nuovo. Dico, questo è l'ultimo interrogatorio che ha reso su questa circostanza. Facciamo spiegare a lui stesso. Ce lo spiego io. Dico, sì. Le fotografie sono qua. Sì, dico io. Sì, 11, 11. Dico, noi abbiamo innanzitutto abbiamo Argano Filippo rinviato non per omicidio. No, perché soltanto per l'imputazione di omicidio situata in capo ad Argano Filippo è quella di Pedone e Manzella. Che è stralciata. Che è stralciata. Mentre Argano Gaspare è stato rinviato per gli Buscemi, omicidi Rizzuto e Rugnetta. Rugnetta, Buscemi e Rizzuto. Vogliamo leggere quello quindi, che ha detto al dibattimento? In relazione a questa, intanto dico, concordemente con questa dichiarazione qua. No, ancora al contrario, la rilegga. Concordemente con questa, sì, il rinvio, sì, certo, concordemente il rinvio. Con la perfetto. No, il rinvio era concordemente. Concordemente, sì. Poi vogliamo leggere prima della dichiarazione dibattimentale la lettera, signor giudice. Vabbè, lasciamo stare la lettera, poi no, lui. Presidente. Leggiamo no, la dichiarazione. Io voglio leggere quella dibattimentale. Sì. Vuole leggere lei quella dibattimentale? No, no, la lettera è un momento dibattimentale. Vabbè, ma lui l'ha chiarita. È una versione ancora diversa, perché nella lettera, io riassumo, egli esclude sia Gaspare che Filippo da tutti gli omicidi. Da tutti gli omicidi. Vogliamo leggere quella dibattimentale? Ora leggiamo quella dibattimentale. Vediamo. Legge lei. Legge lei, legge lei. Un poco lungo. Non potete farcelo dire direttamente all'imputato? No. Ecco, facciamo. Vediamo come sono tutte. Perché allora, dobbiamo chiarire. Dunque, sì, la lettera la confermo, dice. Posso? Sì. E intanto abbiamo visto che diceva nella lettera. Confermo u fatto, voglio dire, salto gli cioè perché mi sembra assolutamente inutile. Cioè, no, la smentisco. Sono un poco confuso, perché io non ci ho passato mai in questo processo. È la prima volta che sono qua, mi trovo un poco confuso. U fatto di Pietro Senape, Gaspare, Argano, devo chiarire. Cioè, di queste due persone nell'omicidio non c'entrano niente. In quell'omicidio, dice il Presidente, sì, u fatto di Rizzuto e di Buscemi. Cioè, di tutti gli altri però, di queste due persone, Pietro Sename e Argano Gaspare, invece il fratello Filippo c'entra nell'omicidio di Buscemi e Rizzuto. Io ho fatto una confusione, no? Mi sono confuso, pure ci avevo messo a, come si chiama, a questo Gasparino. Prima avevo fatto un confronto, io qua in questura, no ultimamente, con con Filippo Argano, dicendo, e ci avevo imputato due omicidi,
questo del Rizzuto e di Buscemi, e questo era vero, poi c'è stato, mi trovavo a Paliano, ho chiamato il magistrato, dicendo che me l'avevo ricordato fatto di suo fratello Argano. Sì, io lo conosco Argano, lo incontravo al bar di Vincenzo Caruso, a Piazza Sant'Erasmo, e l'ho messo poi, e pensavo che era lui la persona, quello che ci sentivo riferire al giudice che mi ha interrogato, che ci dicevo che c'era pure una persona coi capelli un poco bianchi, cioè m'ero confuso. Il presidente interviene e dice, mi pare opportuno leggerlo, i capelli bianchi, si vede no, no, che questa è la risposta eccetera. Però poi dice, in sostanza mi scusi, è la risposta sì, a qualcuno sì. Che protestava perché no, non no, si sentiva no. bene. No, allora, si vede che è un destino. L'ultima parte che naturalmente è opportuno, no, è l'ultima parte, presidente, sì. Che è opportuno richiamare perché sì. Congiunge al discorso. In sostanza, lui ha detto che Argano Gaspar è innocente. Deve continuare. Dice il presidente, sì, dell'omicidio. Ho capito male di quell'omicidio, però è mafioso, dice l'imputato. Sì. Però di quell'omicidio è perfettamente e assolutamente innocente, interloquisce il presidente. Scusi, signor presidente, di tutti gli omicidi è estraneo lui, cioè questo Gasparino Argano, di tutti gli omicidi è estraneo. Invece Filippo Argano c'entra, cioè nell'omicidio di Buscemi e Rizzuto, va bene? Quindi ritorna in una versione che è completamente opposta a quella che noi abbiamo esaminato. Continua. Ancora? Sì, ripetiamo, ritorniamo un'altra volta sull'argomento. È così consolidato il punto. È strana agli omicidi di Rizzuto e Buscemi, dice il Presidente. Sì, no di tutti però, di tutti gli omicidi, cioè di questi due che ci accuso, no? È strano, sì. Sì, come dice lei, giusto. Estraneo a questo omicidio. Oh, allora senta, facciamo una cosa, leggiamo quello che ha lei dichiarato, così lei ce lo posso dire io, perché lui è sicuro di quello che dice. Argano Filippo non è stato rinviato per questo omicidio, cioè dire per quello di Rizzuto e Buscemi, perché è stato prosciolto, perché gli aveva detto che non c'entrava. No, ora ci spiego. Argano Gaspare, che ha oltre reati associativi, l'omicidio Rugnetta e l'omicidio Buscemi e Rizzuto, dice il giudice Grasso, Sinagra, cioè, ho fatto, se vuole ci spiego, sì, Argano Filippo non è rinviato per l'omicidio, quindi, dico, lui lo può dire, ma già questo è il giudice istruttore, già ha risolto questo problema, dice lei, e così, non so, c'è il difensore di Argano Filippo, eccetera. Presidente, lui dunque parla di pagina 435, lui parla in altri casi, parla di una persona, un uomo grosso, se non ricordo male, dice il presidente, sì, dice Sinagra, un po' di capelli bianchi, ce l'ho detto che c'aveva, no? Quello dei capelli bianchi chi sarebbe? Insomma, qua bisogna, leggiamogli le dichiarazioni, perché non si capisce niente effettivamente di quello che io dice. Ancora non riesco. Filippo, però, no, un momento, lui torna su quelle affermazioni che abbiamo visto, Filippo c'entra, invece Argano Filippo sì, interloquisce lei, dottore Grasso, dice, allora io dico, Filippo, Buscemi e Rizzuto. E allora questo serve al pubblico ministero, eccetera. E si torna, sostanzialmente, il giudice Grasso, non è inutile che rileggiamo quello che dice il giudice Grasso, però ritorniamo definitivamente a quello che dice Sinagra, perché altrimenti sarebbe lontano. Sì, l'avvocato Marmino. Io ho fatto un confronto in questura, tempo fa, quando ho parlato, e ho fatto un confronto con Filippo Argano, e ci imputavo un omicidio di Rizzuto e Buscemi. E non ricordo bene se c'era pure nell'omicidio di, come si chiama, di Rugnetta, mentre aveva detto che ricordava bene, tant'è vero che glielo aveva attribuito. Se ci ho fatto pure, per chi ave qualche due anni, ho fatto un po' di confusione con suo fratello, che ho fatto a riversa, cioè a suo fratello ci imputavo l'omicidio di Buscemi e Rizzuto, e a lui imputavo dell'omicidio Mansella Cesare e Pedone Ignazio, poi Pietro Senapa, eccetera. Se non che, poi dirà, stanno che ci sono le persone che accusano omicidio innocentemente, e una persona che l'accusa innocentemente che non c'entra niente. Cioè a dire, e quindi, cioè, Gaspar Argano... No, adesso con quest'ultimo che ha letto sì. Lei, io penso che non si capisce più... No, perché poi intanto lui aveva detto chiaramente... Comunque lo facciamo chiarire. Aveva detto chiaramente e poi lo precisa, cioè che Gaspar Argano, che io ci imputavo due omicidi, non c'entra niente. Questo è il punto. C'entra solo che è mafioso. Ora, cioè, Argano Filippo ce l'ho messo pure.
perché ho fatto un po' di confusione tramite suo fratello, perché sono fratelli e l'ho saputo tramite Calzetta Stefano. Quindi attribuisce, esclude Argano Gaspare da tutti gli omicidi e quindi da quelli per cui è stato rinviato a seguito di quella dichiarazione di precisazione che per Buscemi e Rizzuto e per Rugnetta c'era Argano Gaspare e non Filippo, mentre Filippo sarebbe stato per Manzella e Pedone. Mentre ora toglie Filippo da Manzella e Pedone e lo rimette nell'omicidio di Rizzuto. No, e no, aspetti, legga pure a pagina 18, sì. Perché su questo argomento siamo tornati reiterate volte perché l'imputato non si esprimeva molto chiaramente. A pagina 18, Sinagra Vincenzo dice la verità è che questo Gaspari non c'entra niente nell'omicidio di Buscemi. Invece Filippo c'entra di Buscemi e Rizzuto. Perciò, Presidente, così. Allora, ma se è stato rinviato Gaspari perché lui ha detto che c'entrava Gaspari, ecco perché non è vero che coincidono, non è esatto che coincidono le versioni. Per vogliamo mettere un po' d'ordine in tutta questa... vediamo se riusciamo a chiarire una volta per sempre dalla tramite ora ci darà magari un'altra versione. Vabbè, questo penso che sarà. Intanto precisiamo il fatto che noi abbiamo avuto rinviato a giudizio Argano Filippo per soli reati associativi e Argano Gaspare per reati associativi più l'omicidio Buscemi, Rizzuto e Rugnetta. Questa è la situazione che dobbiamo esaminare noi. Dobbiamo chiedere. Mi consenta, questo noi l'abbiamo avuto. Perché in quella dichiarazione che abbiamo letto istruttoria lui ha detto non era Filippo, era Gaspari che ha partecipato a Rugnetta, Buscemi e Rizzuto. Dopo aver visto le due fotografie che abbiamo eventualmente quasi, oppure se c'è Argano Filippo possiamo un po' vedere se lei ha dei dubbi sulla persona. No, non c'è dubbio. Dico, non ha dubbi. Argano Filippo non è. Lo conosco bene. Allora perché ha avuto tutte queste esitazioni in istruttoria sulla... Allora, dico, lei da tutto questo ha chiaro i nostri dubbi, ci vuole chiarire effettivamente chi era presente dei due. Se c'è Filippo Argano era presente, nell'omicidio di Buscemi e Rizzuto. E basta. E perché quando si è fatto quel chiarimento con le fotografie ha cambiato, ha detto il contrario? Dico, questo discorso della confusione si è trascinata per anni nel corso dell'istruzione. Alla fine, conclusivamente, lei, dopo aver visto le due fotografie che sono qui e se vuole le possiamo mostrare ancora una volta, lei ha optato per una soluzione e ha detto, Argano Filippo non c'entra per gli omicidi e c'entra suo fratello Gaspari, mi ero confuso. Ora ritorna di nuovo su questo punto e dice Argano Gaspari non c'entra, però c'entra Argano Filippo solo per Buscemi, per il quale chiaramente non c'è rinvio a giudizio. È così o no? Io vorrei capire com'è possibile che poi dinanzi alle fotografie lei abbia detto finalmente li vedo tutte e due, finalmente non posso avere più dubbi e ora ritorna su quei dubbi che non dovrebbe avere. Non so se sono stato chiaro. Sì, è stato chiaro. Sì. Se vuole le fotografie sono qua, lei le può rivedere. Sì, no, le conosco, poi le vedo. Se vuole le vedo, le conosco. Dico, se vuole c'è Argano Filippo che sia pure presente, no? Insomma, è in grado di spiegarci con una certa chiarezza tutto questo? C'è io, quando ho parlato di magistrato da allora, ho chiarito esattamente chi c'era, chi erano di questi omicidi di Buscemi e Rizzuto. E io, quello che ho detto prima, confermo, sarebbe Gaspari, Filippo Gaspari, Filippo Argano, Filippo Argano. Ma come l'ho confermato già prima, no? Cioè poi in secondo tempo ho detto che c'era pure suo fratello, no? Tramite Calzetta Stefano, allora mi ha detto a me, dice, ma come non lo conosci, perché sono tre fratelli, sono, vedi che forse qualcuno te lo ricordi, questo la faceva nei bar di Vincenzo Caruso. Allora mentre era là io mi sono ricordato, ah che è Gaspari, ho capito, ci ho detto. E allora ho pensato, voi vedete che questo è pure una lavigia, perché là c'erano tante persone, capito, come ci ho spiegato prima. E ho chiamato il giudice dicendoci che questo era un omicidio di Buscemi e Rizzuto. E poi l'ho messo pure nel cielo, ci ho detto pure Ronchetta. Non c'è pianto, perché ho parlato, ho confermato tutto, là, vabbè. Cioè, e così ho chiamato il giudice e ci ho detto questo fatto. Che lui, che questo
Filippo, il buscemetro solo non c'entrava niente, e c'entrava nel pedone Ignazio, cioè il pedone Ignazio e Cesare Manzella, e questo Gaspare c'entrava nel buscemetro solo, e cioè, tutto scritto, cioè poi ho detto pure Ronchetta, vabbè, cioè allora che succede? Cioè ho fatto queste versioni, no? Perché pensando che questo era, cioè perché là in quella casa sono andato, non c'erano troppe persone, cioè non è che potevo conoscere tutti. Le persone poi si assomigliano tutti, c'erano cioè, tanta ci assomiglia. Cioè lui era pure là, ci assomigliava. Cioè poi ho conosciuto che era suo fratello, che ha saputo che era il fratello di questo Gaspare, di Filippo Agrano, sarebbe Gaspero, no? Cioè allora ci vuole che ci conosci fotografie, ci conosci. Ma ora com'è che è sicuro che si trattava di Filippo? Insomma, questa sicurezza lei da dove la prende? Cioè che cosa le ha fatto cambiare questa sua precedente? C'è stato qualche altro fatto che gliel'ha fatto cambiare? Non lo so. E sì. Lei ha parlato ci ha raccontato di aver parlato con Calzetta per il primo ricordo che ha avuto. Ora ci parli di quello che ha determinato questo cambio di rotta e questa sicurezza che lei mostra al dibattimento. Dove c'era, cioè dove abbiamo ucciso Cesare Manzella e Perone Ignazio, c'erano pure tante persone, c'era una persona che si assomigliavano. Cioè, ho pensato che c'era, io ho detto che lui era là, no? Sarebbe questo Filippo Agrano. E ho cambiato così, vedi? Cioè, pensare che lui era con me là. Invece lui era, ho fatto di come ti chiami. Dico ora la verità qual è? Ce l'ho spiegato, no? Cioè, ripeto, queste sono le fotografie. E dico. Cioè, la verità è che io ho fatto. Non quello che ha fatto, la verità. Posso venire? Però non è che vengo qua per notare l'avvocato dietro, no? No, gli avvocati stanno al loro posto. Lei non guardi, non le giri perché dietro ci sono. Intanto mi dica chi è Argano Gaspare e chi è Argano Filippo. Allora, si dà atto che l'imputato, a cui vengono mostrate le foto poste a pagina 437.965, volume 80, sì, identifica, sì, fotograficamente la foto 43.79.70 per Argano Gaspare e la foto 43.79.67 per Argano Filippo. L'ufficio d'atto che dietro le suddette fotografie sono indicate rispettivamente i nomi di Argano Gaspare e Argano Filippo, quindi corrisponde riconoscimento. Ora di questi due lei ci deve dire chi è ci deve dire se hanno partecipato all'omicidio per cui noi procediamo. Noi per ora ci interessa per Buscemi, Rizzuto e Rugnetta. Quindi facciamoci sì, ma per quanto riguarda le imputazioni intanto mi consenta, se è possibile che c'è la libertà personale per la mezza, poi naturalmente è chiaro il quadro. Mi interessa l'acquisizione di questo. Filippo Agrano, sì. Gaspare Agrano, no. Di nessun omicidio. Gaspare Agrano, di nessun omicidio. Filippo Agrano, per quale omicidio? Rizzuto e Buscemi. Benissimo. E nessun altro omicidio. Poi l'ho dichiarato la mia mano di cattura, cioè nelle cose che ho dichiarato. Va bene. Cioè, possiamo passare allora alle domande intanto. Presidente, io a questo punto. No, aspetta. A questo aspetti punto, un attimo, avvocato, facciamo finire. No, su questo punto, Presidente. Sì. Ma facciamo finire Giulia Nautere che stava facendo la domanda, sì. No, io a questo punto, Presidente, a questo punto io gliela contesterei il contenuto della lettera. Perché mi pare che il contenuto della lettera. Ma gliel'ho contestato parecchie volte, come lei ha visto. Non leggendogliela. No, non soltanto leggendola, gliel'ho detto, lei parla, però la lettera è ambigua, perché fa riferimento alla pagina 435 del decreto di citazione, avvocato mio. Quindi mi pare che
ritorniamo. Va bene. Consiglio dell'avvocato Cordaro. No, Presidente, perché temo. No, sa perché non la rivolgo la contestazione? Perché temo poi di confondermi pure io al momento della difesa, quindi preferisco. Ma tanto lei non è un pentito, quindi non si potrà confondere facilmente. Dunque, credo che qualcuno volesse fare delle domande. Il giudice Alata. Lei ha detto che è stato in società con Loverso Girolamo. Sì, infatti c'è un elenco qua, dopo c'è un elenco da spiegare. Si spiega com'è che dalla società poi andò a buttargli il furgone al mare. E poi gli ha detto... Siccome io, no? Quando avevo fatto la rapina di... c'era stato in casa a Macalusa, no? Sarebbe questa Macalusa, insieme con Senaga Antonio e Roe... e l'ho messo Maurizio, ho detto papariato. Avevo un po' di soldi, no? E mi ho messo sempre che questo Girolamo sarebbe Mimmo, no? Sapevo che avevo fatto questa rapina insieme a vostro fratello, che il fratello ci era riferito, no? C'è una cosa di qui. E allora lui che ha fatto? Mi ha chiamato, dice, che faccio, mettermi in società, perché lui sapeva che io facevo pure questo lavoro, acciughe sotto olio, queste pesce, no? Pure il pescatore, ma c'è matrancio, non sono prato quella madre. Sapendo che facevo queste pesce sotto olio, no? Ci siamo messi in società. Allora, siccome lui era fidanzato, non ha traversato la Pioriat, che non mi ricordo luogo, però se lo so, non ha traversato la Pioriat. E c'era fidanzato, lì avevamo un magazzino. Aveva un magazzino. In quel magazzino c'è una casa, no? Una casa. E ci faceva là quell'attività, no? C'è acciughe sotto olio, queste cose. Allora, siccome facciamo quell'attività, le acciughe sotto olio. Faceva, io lavoravo lì dentro quella casa, no? A pulire le acciughe, le mettevano dentro i barattoli. E lui le andava a vendere, no? Nei paesi, ci andava. Cioè, questa Agrigento andava, a Porto Impero Agrigento, a vendere con figone. Cioè, questo che fa? Poi, dopo un bello tempo, che abbiamo fatto, abbiamo venduto una parete, cioè, una parete di barattoli queste le acciughe. Ha preso. Poi all'ultimo, cioè, dovevamo fare il conto, no? Abbiamo fatto il conto e mi ha detto, dice, sai, dice, purtroppo, dice, i soldi sono finiti. Dice, ho fatto tutte le spese. Dice, cioè, io avevo perso 3 milioni, ci avevo dato allora. E lui mi ha mandato 2 milioni e 8. Dice, te ne devo dare altri 200. Cioè, allora io avevo perso tutto il lavoro che avevo fatto insieme con lui. Più 200 milioni che lui aveva preso che ci servivano, no? Allora, come lo era fidanzato? Abitava a Bellabate. Cioè, si era sposato, poi abitava a Bellabate, no? Con sua moglie. O era fuoruto, non lo so, una cosa va bene. Cioè, e lei che ha fatto questo? Sì, i soldi che mi ha fatto il bedone a me, se comprava i cose per caso, capito? Cioè, i soldi che lui si è fatto, mi faceva il bedone di quello, no? E cioè, e lei, questo qua poi mi dice, in giro, che ho trovato, dicevo, scemo, trovavo, questo l'ho trovato, a ti vedere che io ero scemo e lui era scatto, no? Perché mi ha fatto il bedone. Dice, se sono tutto come lui, mi faccio i soldi, no? Cioè, allora, se noi avevo occhi... 200 scatole di saldo, no? L'aveva lui al magazzino, però quelle pesce salate era mio. Lui diceva, ce lo mandiamo a mia madre. Mi ha fatto bene a sua madre, non ci penso quando mi ha detto i soldi. Ce l'abbiamo voluto a sua madre. Poi, mi è venuto dicendo in giro, mentre io ero dentro il biliardo, no? Mi ha detto, dice, ti devo parlare. E mi ha detto, dice, tu mi hai rubato il figone così, così. Dice, sì, ma che stai dicendo? Sì, io, cioè, vado negativo. Ci dico che non è vero. Lui mi dice, no, t'hanno visto, perché lui ha detto che mi ha visto una signora, nel tabacchino. Cioè io sempre, cioè la macchina non la so portare, il furgone me l'ho portato con la prima, cioè la mettevo con una macchina e camminavo, cioè così camminavo, non è che io faccio portare la macchina. Cioè questo che fa, mi portano a questo tabaccaio, no? Era lui e un altro due amici suoi, mi porta là e questa signora non c'era, cioè il tabaccaio era chiuso, dice il tabaccaio è chiuso. Dice, però sei stato tu che mi hai portato il furgone a mano. Dice, sì, ma che stai dicendo? Insomma, dice, mi dai compagnia, mi dice, che vado alla costura e faccio la denuncia. E vado, cioè, quello va alla costura, fa la denuncia, cioè, denuncia, dice che ci hanno rubato il furgone, mentre che stava mangiando in una taverna, cose così. Dice, allora, quello che dice, se lo trova lei mi ha preso a me, se non lo trova mi ha preso a lei. Insomma, questo, il furgone sapeva che era a mare, però non l'ha denunciato, perché lui dice... Ma lei c'è andata a casa, col fucile? Sì, io ci sto arrivando, no? Ci sto condannando tutto. Cioè, allora che succede? Insomma, questo, vedete, praticamente in giro, perché ci ho buttato il furgone a mare, praticamente in giro che io, cioè, lui mi voleva sparare, per qua, da vabbè, mi voleva sparare, io, questo ci spara, perché ci ho buttato il furgone a mare. Sentendo questa cosa, in quel momento io non ci ho visto più. Dice, questo, ci ha parlato a sparare per me.
ci sono andato a casa, ma non è ci sono andato con l'intenzione di spararci veramente, perché se io ci volevo sparare veramente, avevo tanti modi di ammazzarlo, cioè, lei sono mai, no? Lo vedevo sempre, eravamo sempre insieme, c'è il motivo, ci sono andato a casa per farci mettere paura. Infatti, come ho bussato, ho suonato, io ero senza passamontagna con la mia faccia, ho suonato, l'ho fatto lo spioncino, ma visto, ci si apre dopo parlare, come ha detto ci ha puntato, aveva una fucile a canna mossa, come si chiama, chi killer, no? Cioè, l'ho puntato, questo che ha fatto? Ha reagito, mi ha preso la canna, no? Reagendo ha scappato un colpo e ha preso il tetto. Cioè, ora io, se ci volevo sparare veramente, avevo un altro colpo, ci volevo sparare. Ho preso e me ne sono andato. Scendendo le scale ho perso una scarpa. Cioè, poi lui ha dichiarato, dice, perché ci ha dichiarato che non mi ha visto in faccia e non mi conosceva. Ma lei ha avuto un procedimento penale per questo fatto? Ho fatto un confronto a Luciardone, mentre che era un manicomio, a Montelupo, poi sono arrivato a Luciardone. No, ma prima lei è andata a informarsi per se c'era un procedimento penale nei suoi confronti, se l'avevano identificato, se lui l'aveva. Sì, hanno venuto i carabinieri a casa mia, perché c'è un capitano di carabinieri, ora capitano comandante, mi ha detto, dice, che avevano ricevuto lettere anonime e telefonate anonime, no? Dicendo che io c'avevo sparato a questo Lopiazza. E c'è stato che motivo c'è, io non ci ho fatto niente a questo perché c'è un amico mio, ci conosciamo da piccolo e via. Secondo, sono arrivato a me perché loro che hanno fatto? Hanno arrivato a casa mia, tramite questa lettera a nome qua. Hanno preso delle foto mie, perché dice c'è stato, c'era, no? Il portinale di quello stabile, di quel palazzo, no? Che dice che mi ha visto. Ci hanno portato queste fotografie per vedere se mi conoscevo. Allora, poi con questo ho fatto il confronto con questa persona, Luciardone. Non so se questo mi ha conosciuto, cioè Luciardone non mi ha conosciuto perché mi hanno assolto. Che poi l'ho saputo che mi avevano assoluto. Ma lei da chi era difeso quando? Di questo. Di questo fatto io avevo parlato con l'avvocato Caracano per vedere come stavano i cuosi. Cioè, mentre che eravamo al Palazzo di Giustizia, avevo parlato con mio cugino Antuano. Cioè, sentono, non facciamo che questo. Cioè, non facciamo che mi spaccano mano di cattura e mi hanno portato a tentare l'omicidio. Vedi parlare con Caracano e vedi con l'avvocato Caracano e vedi di andare nel questo giudice, no? E allora siamo andati a. Dice allora, dice, domani mattina ci andiamo insieme, dice, al Palazzo di Giustizia. E così abbiamo trovato l'avvocato Caracana, lui lo incontriamo là, a Palazzo Giusto. Abbiamo incontrato l'avvocato Caracana e ci abbiamo parlato. L'avvocato Caracana è entrato, no, giudice, e poi ho saputo che era il giudice di Lello. L'ho saputo, guarda, l'ottenimento in queste periodi. Ci è entrato là, c'è un giudice ci ha fatto capire che mi voleva ascoltare lui, ha detto il giudice, lo voglio ascoltare io. Cioè allora è uscito, ma lei ci ha detto a mio cugino, dice Ricci che eravamo fuori. Ricci, e non dormire dentro perché questo dice non lo vuole ascoltare, al momento all'altro ci può fare male di cattura, vabbè? Cioè infatti a me mi hanno ritirato una tessera, mi avevano ritirato la tessera, no? La tessera si trovava al primo distretto di polizia di via Roma, cioè un commissariato. Lei è stato latitante per questo? Sì, cioè io sono andato, cioè diciamo latitante perché non è per dire che c'è una mano di cattura, io mi aspettavo al momento all'altro qualche mandato di cattura, allora da me poi io c'era un giardino vicino alla casa di Piazza Sant'Erasmo sopra, no? C'è il pollaio, cazzo pollaio, prima c'era la farmacia qua, poi c'è vicino il pollaio. Sopra, non sopra il pollaio, più là. C'è una casa vecchia, una casa piccola, no? E dormivo lì dentro, no? Perché avevo paura se mi facevano mano di cattura, Ma lo verso Maurizio ha tentato di uccidere Monteleone Antonino pure? Monteleone Antonino? Sì, ecco, qua c'è, volevo. Cioè, se poi ce l'ho con tutto fatto, no? No, è solamente questo, lei risponda alla domanda. Sì, sì, questo lo verso Maurizio. Perché ha tentato di uccidere questo? Questo lo verso Maurizio, no? Sapendo che io c'avevo a spalla a suo fratello, perché poi lui ce l'ha detto a suo fratello. Ha preso questo, aveva un motore, un Kawasaki, è andato via Macello, via Ponte di Mare, no? Mentre questo Montaleone Franco, lui si chiama Franco mimo, giocava alle carte, insieme con gli altri. L'ha chiamato, lui lo sa già, ha preso una pistola e ci ha sparato. O calibro 9 o 765. Vabbè, cioè, però quello non c'entrava niente quel ragazzo. Credeva che avesse. Credeva che era insieme con me, sì. Che era insieme a lei, nel. Perché dicevo solo, dice come facevo, se non. Cioè, fino a Bellabato, le parliamo fino a Bellabato, vabbè. Senta, lei ha parlato della cosca mafiosa di Marchese Filippo. E che cosa sa dell'attività in generale di questa cosca? Egli. Marchese Filippo. Si rivolgeva a qualcuno per decretare la morte di qualche altro? Senta, io. Che cosa, ma se, quello che sa è quello che sa direttamente, e quelle altre cose da chi le ha sapute?
Cioè io per dire, ogni tanto ci andavo io, Toto, Seneca Vincenzo, alle volte ci andavamo io, Seneca Vincenzo e Seneca Antonio, perché cioè io la macchina non la facevo portare a Malappiana, la macchina quella, ce la portavo la macchina Seneca Antonio. Cioè, siccome io la vedevo troppo persona, capito? Cioè per me era un personaggio, una persona che lo ha, a livello che comandava lui, perché tanta gente ci andavano là, cioè a riferire, qua. Io ma cioè, pensavo che comandava lui, ma cugino mi ha detto a me che lui per esempio, diceva che... Cioè, non si spiegava chiaro, diciamo noi siamo Vincenzo, siamo Vincenzo, siamo potenti, vabbè. Però là io vedevo tanta gente, tanti personaggi. Cioè pensavo che su Filippo Marchese per me era un personaggio, no? C'era tutto un capo, vabbè. Chi è che faccio tutte queste cose? Ma cioè, che gli ordini venivano da Marchese Filippo, lei come lo sapeva? Perché tramite mio cugino e Rotolo, che andavano nel Filippo Marchese, eppure ci sono stato io presente io là, no? Quando c'è stato il fatto dello Iacono, questo dello Iacono, che eravamo tutti là presenti. E se doveva prendere questo dello Iacono, infatti mio cugino, che era morto di prenderlo io, mio cugino se ne è Vincenzo e Rotolo. Invece poi ci è andato un'altra due persone, che ci ho detto che quello non mi ricordo come si chiama, no? E non mi è chiesto. Ma se succedeva, dovevate commettere qualche cosa in un'altra zona, per esempio. Lei ha detto che avete fatto un furto in Viale Strasburgo, per esempio. Sì. Questo discorso delle zone di appartenenza, cioè, vero o non è vero? Sì, è vero, sì. Cioè, ogni zona c'è uno che comanda. Cioè, io non è che ho detto che c'è un capodecino, perché questa cosa non la so. Io ho detto ogni zona c'è uno che comanda. E voi per Viale Strasburgo dove siete andati a chiedere il permesso? Viale Strasburgo, quando avete fatto la rapina al furgone del monopolio. Ah, lei vuole dire questo. Cioè, io non lo so, mio cugino se lo faceva tutto, capito? Cioè, ora ci spiego. Tempeste. Sì, loro per dire, no? Prendevano, c'erano a fare quell'abbigliamento, prendevano l'abbigliamento come si chiamava il patrone, no? E si informavano quando ce l'abbiamo andato. Non ce l'abbiamo andato, si informava con Filippo Mecchietti. Filippo Mecchietti, tramite il capo di quella zona là, no? Diceva, vanno fare oppure no? Quelli c'eravano via e lo facevano, capito? Tutto così, tutto sotto controllo. E voi lo rispettavate questo? Cioè, se lo dicevo potete fare, noi lo facevamo, capito? Se dicevano non si deve fare, io non lo facevo. Cioè, lo rispettavamo, sì. Cioè, ma allora è difficile. Cioè, io quando lo rispettavano e quando non lo rispettavano, perché c'è chi faceva testa sua, capito? Ma quando uno faceva testa sua lo sapeva che rischiava qualche cosa? Lo sapeva, sì. E lei ha conosciuto Calzetta Stefano, mi pare che abbia. Sì, l'ho conosciuto a casa di Sinaga Antone, sarebbe perché Sinaga Antone è sposato, no? In casa sua, mentre avevano fatto una rapina, cioè una rapina, fatto chi chiave, no? Come si chiama? Opoletano, una longines, no? E allora questo calzetto hanno mandato a chiamare questo calzetto, questo callo schiavo hanno mandato a chiamare il calzetto. E venuto questa casetta con un altro. Io però l'ho conosciuto, cioè l'ho visto, è venuto sopra, no? Ci hanno detto Piazza, 15 milioni, cioè questo, gli orologi non ci interessava. E se n'è andato. Poi l'ho conosciuto. Parli più lentamente. Sì. Poi l'ho conosciuto tramite mentre mi trovavo in costura, cioè a Roma, no? Mentre avevo parlato. Mi trovavo chiuso là, ho sentito parlare in dialetto palermitano. E ho detto, ma chi è questo? Sentendo parlare. Cioè questo allora, sapete, sentendo parlare ho detto, Picatane, ma che c'è qua, qualche palermitano? Dice, no, dice, non è palermitano, diciamo, dice, c'è uno pentito delle lantranca da là, di sequestro e cose via, ci ha detto a questo cassetto, capito? Quindi poi nel frattempo che mi trovavo là, no, perché ero chiuso, questo cassetto passeggiava, mentre che passeggiava mi aveva più spiongino. E mi ha visto là, no? Ma guarda, mi ha chiamato, amico, cioè amico, mi ha detto, ci sono avvicinato, cioè, che cosa vuoi? Dice, ah, dice, tu sei, cioè, mi ha detto, tu sei, dice, sono anche, cioè, mi ha conosciuto. Allora, dice, l'ho visto, e ci ha detto, c'è tu sei, che sei, quello, dice, cioè, sei quello che hai parlato, no? Tipo, io ci ho detto, quello di 400, cioè, quello di 400, perché dicevano che ha chiamato più di 400 persone, dicevano i giornali, cioè, come ho sentito dire, no? Cioè, se tu sei quello di 400, dice, ah, dice, sì. E così mi sono ricordato che l'avevo conosciuto pure fuori, capito? Ce l'avevo conosciuto tramite questi orologi e ci volevamo vendere. In quell'occasione. Senta, sì. Lei ha dichiarato in una parte del suo interrogatorio, di uno dei suoi tanti interrogatori, che delle motociclette che Di Marco aveva rubato e che teneva lì nella parte bassa di Piazza Sant'Erasmo,
Una era non funzionante perché aveva la batteria scarica, un'altra l'abbiamo presa e l'abbiamo bruciato. L'avete bruciato. Quando poi vede e si trovava in carcere, e ha visto il giornale con la motocicletta che riguardava il generale dalla chiesa, l'omicidio del prefetto dalla chiesa. Ma cugino ha detto che questa moto diceva quella che avevamo noi là. Ma se lei dice che una era non funzionante e l'altra l'avevate bruciata, era una di queste due o un'altra moto ancora? Io ho detto lì c'erano tante moto, cioè allora c'erano la volta tre, tante moto c'erano, perciò non è, ne portavano tante, questo perché alla volta ho domato qui portavano le moto là. Ci diciamo che cugino prendo una moto e lui la sopra la prendeva, cioè se la portava chi fila, staccava i fila, no? E poi rompeva la mano, poi metteva tutto, lui ci usava tutto, no? Che era pratico, vabbè. Cioè, voglio dire, siccome lei è stato arrestato l'11 agosto. Il fatto dell'omicidio dalla chiesa è i primi di settembre, il 3 settembre. Sì, sì. Quella motocicletta che era raffigurata nel giornale era con certezza una che lei o suo cugino aveva visto dentro quel deposito e rubata precedentemente da Di Marco, oppure era, cioè, voglio dire, aveva qualche caratteristica particolare per cui è riconoscibile. Le motociclette sono tutte uguali, se lei vede un'Honda 500 è uguale a un'altra Honda 500. Cambia di colore, mi ha detto. Cioè, questa era c'era pure là, dice, questa era. Beh, il colore del giornale però. Cioè, poi il giornale, la foto in genere in bianco e nero. Cioè, lui poteva, ora ci spiego. Se come... cioè, voglio capire io. Poi no, c'è nel Danilo del Merello c'erano una macchina, una moto messa là, era coperta con una tenda, capito? Messa là. Alla del ceramica era lasciata una motocicletta. Poi posso l'ho dichiarato questo fatto. Sì. Cioè, ma cugino, questa moto era pure là, non è che c'era il tuo colore qua. Ma cugino mi ha detto questa moto diceva quella che avevamo noi là. Lei, o era nella casa della moto, cioè nella casa dove c'ho indicato, o era nel Danilo Tenderello, perché là c'era pure una moto e una macchina. Quindi le l'ha detto suo cugino Tempesta o suo cugino Antonio? Mio cugino Tempesta, però là nell'anno Tenderello c'era presente pure io, l'ho visto pure io queste cose coperte, ma. E io, cioè non io ci ho detto cosa a mio cugino, cioè l'ho visto là così, ci si capiva che non è rubato, va bene? E ricorda che di che marca era la moto o di che cilindrata? No, non me lo dice, loro portavano Honda, Suzuki, Kawasaki, tanto motore portavano là, capì? Cioè non posso ricordare, non me lo ricordo. No, avvocato, però i commenti non lei se deve fare domande le fa. Io fare le domande e sentire lei che fa la chiosa. Scusi, avvocato. No. No, l'avvocato non deve esplodere, così come i giudici o i pubblici ministeri non esplodono quando voi fate le avvocato domande. Avvocato Cordaro, basta, chiudiamo l'incidente e non se ne parla no, più. E la chiosa continua ad ogni domanda ed ogni risposta che dà fastidio, non è la richiesta di domanda. Mi scusi, avvocato. Chiudiamo. Questo è il discorso. È la prima volta pure che io dico qualche cosa. No, avvocato, lei ha fatto... comunque, lasciamo stare. Io una volta ogni tanto è una cosa ammissibile, perché però, dico, l'avvocato sta... Cioè io apprezzerei più che altro la ricerca di questi elementi, in silenzio religioso, piuttosto che commentarlo. Questo è il discorso. Sì, no, ma anche la risposta... Ma no, il commento che non si deve fare... Avvocato Corda, il commento si farà in sede di discussione. Dunque, vogliamo continuare allora. Perché... Il sacro e il profano. Dunque, allora passiamo alle parti civili, se ci sono domande. No, per favore, rispettiamo un ordine perché altrimenti non finiremo mai di interrogare l'imputato. Mi dica. Sì. Il signor consigliere Grasso ha fatto all'imputato Sinagra una domanda ed è la seguente: come ha fatto a riconoscere quella motocicletta? Io credo di non aver sentito la risposta. Ha detto il colore, il consigliere ha fatto osservare, ma dal colore. Non si può distinguere. E allora io chiedo: che quale caratteristiche particolari aveva questa motocicletta per lui essere così sicuro di averla individuata? Ma non è che per la verità dobbiamo dire e riportare le cose, lui non ha detto di averla individuata. Non c'è sentire perché ci sono i commenti, avvocato. Dunque, lui ha dato una spiegazione ed è stata registrata, avvocato. Cioè ha parlato di colore?
No, ha parlato in un primo momento di colore, poi, Non si sente niente, ecco perché noi vogliamo sapere. Vabbè, ora diciamo che non si sente niente, insomma, si sentono i commenti senza microfono. Ma quando allora si parla lei, al microfono non si sente. Scusi Presidente, allora lei perché cosa crede che noi chiediamo questi chiarimenti? Perché dico, non abbiamo capito, comunque, o quantomeno non abbiamo sentito. Siccome la domanda gliel'hai fatto tu, riporta tu la risposta dell'imputato. Vuole rispondere, si ricorderà la domanda che ho fatto. Risponda di nuovo a quello che ha detto. La domanda era questa: come ha fatto a riconoscere la motocicletta? E lei ha detto, ce l'ho vista sul giornale, è stata vista sul giornale. Dice il colore, ma il colore è stato fatto osservare che nel giornale era in bianco e nero. Allora ha detto, ora ci spiego. Ha cominciato così. Siccome noi lo consumiamo questo motore, cioè i colori sono sani. Più o meno il colore argentato, il colore cromato, no? C'è il colore mica di faccio preciso. Cioè, i veri sono motore là, capito? C'è no giornale, come dice, ci hanno detto. Ma chi l'ha riconosciuta questa motocicletta? Mia cugina ha preso il giornale perché ce l'ha portato una guardia, mentre che eravamo là legati, letti di vigilanza. Ci ha portato i giornali, nei giornali c'erano fatti della chiesa e c'era una 112 e il suo motore. E là hanno detto, vedi il suo motore, l'avevamo là. Ce l'avevamo pure noi là. Cioè questo confermo io, signore. Questo ha detto e questo ha ripetuto. Dunque possiamo passare, avvocato, come avvocato difensore, avvocato Montini. No, il microfono per favore, altrimenti non sentiamo niente. Presidente, 79 sì. Già inserito. No, chiedevo semplicemente per tirare un po' il fiato tutti, 10 sì. Minuti di sospensione prima delle contestazioni. E il fatto che sono le 5, se sospendiamo l'udienza... No, Presidente, anche in fondo l'imputato, dico, credo che essendo prima di tutto un essere umano, credo che sia stanco. Sì. No, ma dico, per 5 minuti esatti possiamo sospendere l'udienza senza scandalo da parte di lei. E vabbè, poi lo facciamo, avvocato. No, le domande la parte civile le deve fare, perciò non si deve escludere. Può essere riaccompagnato.